Poi l'aspetto più in un lato si sente vive è che su cali di gente dipendente. Oh, se vogliamo guardare un po' questo aspetto qua e per il movimento che possiamo fare con la quello, secondo me quello che possiamo fare è controllare, monitorare e denunciare. Venite, venite ragazzi! Manca sempre la parte progettuale di conseguenza. No, invece questo è importante, secondo me è bisogna capire questa strada forte, seguendo anche quello che dici tu, quello che dice Vincenzo, manca sempre la parte progettuale. Mi spiego. Non possiamo, secondo me, né trasformarci in un sindacato. No, né possiamo trasformarci in una succursale della Procura della Repubblica napoletana. Bene. Per cui tirare il filo delle magagne negli ultimi 20 anni è importante, ma come forza politica bisogna avere la capacità di pensare Napoli e all'interno di questa visione che posto dare questo al voto. Allora Roma, io ho partecipato a 4 riunioni, non ho mai sentito la parola waterfront. Noi abbiamo ancora oggi un muro fisico che divide la città dal porto. Allora questo è quello che dovrebbe fare una forza politica. Ma anche in Italia ci stanno i disegni. Trieste ci sta. Di più. Allora io immagino un porto che sia volano per nuovo concetto di turismo a Napoli. Allora questa è la visione, questo è quello che deve fare una forza politica. Perché lo ripeto, non possiamo essere né un sindacato e poi a 100 o 101 noi ad un certo punto dovremmo anche avere il coraggio di dire nei lavori non tornano più. Ragioniamo insieme su come vogliamo pensare di rifare dei lavori che non tornano più. Ragionate con noi su come deve essere il porto di Napoli. Napoli è il porto nella visione di Napoli. Allora waterfront, che vuol dire? Vuol dire che quello spazio che Bassolino ha tolto e che ha unito alla città, dobbiamo farlo di là e dobbiamo farlo di là. Cioè deve arrivare fino a Portici. Bisogna togliere quel muro e fare tutto un discorso. Il porto è città, la città è porto. Perché Napoli ha vocazione attuale. Però Luca, questo... tieni conto che per fare questo non deve essere fatto. Luca, però per fare questo non può essere fatto dal locale, deve essere fatto partendo da una politica che nasce da Roma. Ovviamente, i livelli anche di intervento istituzionale non possono che essere anche perché non locale, dobbiamo dimenticare, regionale e nazionale. Non dobbiamo dimenticare però, una cosa fondamentale. Se noi vogliamo raccogliere la sfida elettorale l'anno prossimo, noi dobbiamo averla una visione della città. E in quella visione inserire nel cuore di quella visione il porto. Sì, quindi è questo che bisogna ragionare. Lo dissi dopo la cittadina quel lunedì a Vincenzo. Lo dissi a Vincenzo. Però dobbiamo ragionare. Sono 3 riunioni che partecipo, oggi 4, sul porto. Mi avete dato un sacco di informazioni, però non possiamo essere un sindacato né una succursale della Procura della Repubblica. Siamo una forza politica, quindi ragiona in termini progettuali. Luca, noi potremmo essere in grado. Mica ce ne sta solo uno i problemi. Assolutamente. Perché io l'altra volta ho partecipato alla riunione a Piazza Garibaldi, che è quella che non mi è piaciuta, che è quella che non è piaciuto manco a me, praticamente. Aggiungerei, ho avuto la sensazione da parte di chi ci rappresenta a livello nazionale, praticamente, che c'è una velocità di risposta a delle problematiche così futili di diatribe che praticamente si sono accese all'interno del movimento con lettere, però non c'è una qualsiasi forma di risposta su temi e problemi seri che in questo momento evidenziava Luca, e che io sento anche i miei, ma penso anche altri. Allora, la progettualità. No, aspetta, mi fa parlare. Fermati. Il problema, se deve essere affrontato con serietà, deve essere affrontato partendo da Roma, perché c'è un problema di cui non si è parlato, si è parlato poco. Facemmo una conferenza a stampa nel porto, io l'ho accennato, proprio non mi accenere. Una parte del porto si trova all'interno di un sito di interesse nazionale dove il livello di inquinamento non è alto, è altissimo. Per cui non basta un piano, non basta un'espressione, non basta un progetto,
c'è un'azione combinata. Roma, Regione, Napoli, Napoli, bravo, città, Napoli, bravo, comuni. Bravo, sicuramente. Bravo. Però perché se non mettiamo in primo luogo, scusami Luigi, e concordo con te, però se non mettiamo in fila i pensieri, chiarendo ancora una volta, perché Vincenzo ora c'è, che non sia né un sindacato né una succursale della Procura della Repubblica, ma una forza politica, se uno mette in fila questi ragionamenti, si rende conto che il nostro sforzo ulteriore, partendo da quello che avete fatto in termini di verifica e controllo, e oggi monitoraggio dell'andamento anche lavorativo della questione, deve sfociare necessariamente in una progettualità per Napoli e all'interno di Napoli del popolo. Posso dire una cosa? È ovvio che poi le competenze sono plurime ed è ovvio che poi bisogna incrociare anche i livelli regionali e nazionali, ma intorno ad un tavolo dove l'oggetto, due punti, virgolette, è Kinnavulim fa, Rupert e Napoli. Chiuse virgolette. Luca, posso perché devo andare via? Allora, con Vincenzo Presetto abbiamo individuato, abbiamo esplicato le riserve che impediscono il decollo del porto di Napoli. Allora qui dobbiamo agire su due livelli. Il primo livello, che individuato delle criticità che sono le riserve che impediscono al piano regolatore di decollare, bisogna studiare le soluzioni, le nostre soluzioni in virtù di quella progettualità e quella visione politica del movimento, nelle more dei valori sempre dei valori del movimento, e dopo portarli a Roma, dire ai nostri portavoce nazionali queste sono le riserve, queste sono le soluzioni, ora dobbiamo spingere a livello regionale, Massimo, a livello nazionale. No, scusa, perdonami un attimo, in particolare, le due riserve che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non dimentichiamo in particolare che il penultimo commissario Carrer era ex presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quindi non è un caso. Le riserve, quando il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici le ripassa al territorio, vanno in mano all'autorità portuale. Allora, quando praticamente va in mano all'autorità portuale, l'autorità portuale si gira i pollici. Perché? Perché quando tu prendi su 89 persone, 54 nominati, in violazione dell'articolo 97 della Costituzione, quindi sono soggetti indipendenti, punto interrogativo, capaci, punto interrogativo, punto interrogativo. Quindi questi bar, che ha fatto Carrer quando è venuto Carrer? Carrer ha fatto un'operazione di una violenza inaudita, avviato i progetti e ha fatto diventare, e l'ha fatta validare, li ha fatti spostare al Consiglio Superiore, alla Procura d'Ordine Pubblico, li ha fatti validare. Quindi praticamente una illegalità enorme, validare. Che ha fatto? Non solo c'era un commissario nel porto di Napoli, ma c'erano 89 persone che non servivano più a nulla, perché i progetti per il porto di Napoli li fanno gli operatori del porto di Napoli, dove su 6 dirigenti in organico e 28 funzionari su 85, una cifra esagerata, sono tutti quanti nominati sfera DS, oggi PD, e sfera sindacati vari. Tu intorno a quel tavolo troverai sempre un parente, un nipote, uno zio, eccetera. Quindi vuol dire che quell'organismo che dovrebbe fare da arbitro è un arbitro venduto in partenza. Un baronato. Allora, lo devi estirpare dalla sede. No, solo un attimo su quello che sta dicendo Vincenzo. Allora, sicuramente ulteriore criticità. Sì, un minuto solo, ulteriore criticità. Però secondo me partiamo ancora una volta dalla fine. Vi spiego. Noi dobbiamo avere in mente cosa vogliamo fare del porto. Queste conoscenze ci serviranno per superare gli ostacoli che mano a mano ci sono e ci saranno per realizzare il progetto. Quindi prima la visione, poi la forza e la conoscenza per superare questi ostacoli che impediscono la realizzazione del nostro progetto. Se noi invece facciamo il contrario, cioè andiamo dietro alle magagne, alle criticità, noi non riusciamo mai a risalire alla visione. Quindi bisogna fare il contrario, bisogna dire che vogliamo fare e poi dopo dire, guardate, che per realizzarlo tutti gli step critici sono questi, questi, questi e questi. Sono locali, regionali e nazionali. E con le conoscenze bisogna superarle, ma sempre nessuno tenendo presente la visione. È passato il minuto, vai. Chiaro lì. No? È passato il minuto. Chiaro vai no? Lì. Questo però lui, noi parliamo sempre delle stesse cose, ormai sono 5 anni,
No, l'aeroporto no. No, il porto. Ma tu, io ho fatto il primo convegno 16 maggio 2003. 16 maggio 2003. Era morto da parecchio tempo. Il problema fondamentale è chi fa le cose. Scusa, buonasera. Ciao Lino. Ciao Lino. Ciao caro. Perché per fare tutti i progetti ci vuole una strategia. La strategia, noi purtroppo non è che ci possiamo incontrare, facciamo, e poi c'è qualcuno che deve lavorare. Per lavorare ci vuole tempo, ci vogliono competenze, e non possiamo passare il nostro tempo come abbiamo fatto in 5 anni a non fare niente. Perché da quando abbiamo fatto le ultime elezioni comunali, il movimento andava, non ha fatto niente. Nessuno ci ha saputo, nessuno ci conosce, nessuno sa le nostre idee. Forse non le abbiamo neanche. E questa così è la fotografia del reale. Dopodiché girare la pagina ci aiuta questo discorso. No, io te sto dicendo che proprio per girare la pagina dobbiamo cercare, come abbiamo detto alcuni di noi, invece di fare sempre tu sei scemo, tu sei intelligente, tu non hai fatto niente, io non so fare niente, dovremmo cercare di lavorare su dei temi. Io sto facendo un percorso. Scusami, prima il progetto, scusami, e poi le criticità per risolvere. Prima la strategia. È quello che ti sto dicendo. Prima la strategia. Ma perché voi cosa vorreste fare nel porto di Napoli? Come ve lo immaginate? Porto, non è solo il porto. Ho parlato porto di Napoli città, e all'interno di Napoli. Regione, ho parlato di Napoli. E all'interno di Napoli un ruolo centrale per il porto. Allora, come Luca, non puoi parlare del porto se non metti in mezzo anche Napoli Est. Ma noi possiamo arrivare fino a Castellammare, in un'ottica di città metropolitana. Luca, queste idee le abbiamo sviscerate. Dove stanno? E dove stanno? Come te lo immagini? Ma non ne possiamo parlare tre come secondi te lo immagini, qua. Facciamo una riunione. Allora, io posso fare una proposta? Prima che ce ne andiamo, devo dire una cosa. Ma non è il riassunto, Daniela, non sto dicendo questo. Sto dicendo che noi abbiamo fatto tre incontri dove abbiamo ospitato dei lavoratori. Sì, abbiamo ospitato dei lavoratori. Ci stavamo trasformando in un sindacato. Non ha senso. Luca, uno solo. Secondo me non ha senso. Luca, ne hai fatto uno di incontro con il lavoratore. Io voglio chiarire una cosa. Questa è la mia idea. Mi fa piacere che lui la firma e chiedo la cortesia a lui che la pubblica e la ripubblica. Il movimento siamo noi. Io faccio l'ingegnere, faccio il geometra, faccio il sappatore. Lui fa questo. Ognuno ha la propria esperienza. La linea politica nasce dall'insieme di queste cose. Questo è quello che ci differenzia dal partito. Questo è quello che ci differenzia. No, perché le polemiche che ci sono in rete in questo momento dicono esattamente il contrario. Allora, il movimento è questo, questa piazza. Il movimento è questa piazza. Il partito politico invece è uno che dà un indirizzo e gli altri seguono. Per cui non possiamo fare dei paragoni fra una struttura di tipo organizzativo dove si parla di burocrazia, di democrazia in funzione della democrazia, perché quello è un errore, quello è una struttura organizzativa. Noi siamo movimento, non esiste nel movimento il tecnico o l'avvocato del movimento, esistono gli attivisti del movimento che studiano secondo diverse esistono dei movimenti, esistono dei problemi che vengono affrontati secondo diverse sfaccettature da vari soggetti. Sono d'accordo. L'unione di questa analisi sono perfettamente d'accordo e aggiungo che neanche gli avvocati dei comitati esistono. Posso dire una cosa? Anche io sono d'accordo. Allora, volevo semplicemente cioè, proprio perché noi dobbiamo uscire a fare una forza politica. Come forza politica, diciamo, aprendoci alla cittadinanza, alla conoscenza dei nostri progetti, anche in prospettiva delle prossime elezioni comunali, perché non elaboriamo il testo di un documento sintetico a modo volantino che venga in via divulgativa, informativa, fatto conoscere alla cittadinanza con l'organizzazione dei vari gazebo che noi ma se non c'è sta la sostanza come facciamo a fare sto volante? Questo lo faremo 15 giorni prima. Io vorrei proporre un tavolo ad hoc fra tutti quanti noi, più ovviamente i vari addetti ai lavori e i tecnici, per poter analizzare
e sviscerare in maniera compiuta tutto questo problema. Perché giusto per essere chiari, giusto per essere chiari. Colgo l'occasione per il per essere chiari. A settembre per essere chiari, a luglio dell'anno scorso noi facemmo un meetup che chiamammo Progetto Napoli, Sviluppo Porto e Progetto Napoli Est. Fu interrotto. In quel meetup si incominciò a ragionare sull'idea del progetto Napoli in funzione del progetto presentato dai signori industriali. Per cui noi possiamo prendere quel pacco di carte che nel mio studio occupa 2 metri lineari di scrivania e ce lo schiaffiamo e ce le studiamo a disposizione. Avremo una cantina a disposizione. No, va bene. No, ma almeno teniamo già un qualcosa da cui partire. No? E quindi possiamo, in maniera progettuale possiamo pensare... eccessivo, non può che essere questo. Sì. Ecco, a disposizione. Però mo managgia. Ragazzi, vi saluto anche io. Ciao Massimo. Senti, domani vuoi fare un po' di volantinaggio? Dopodomani? È chiaro. Ragazzi, sì, ma qui facendo volantinaggio un 37 gradi. Si deve fiedere proprio. Andiamo dopo domani. Ma i lavori ci stanno, il problema è che ci vuole stare la lavoro. Ciao Armando, ciao bello. Vedremo il 27. Daniela, domani sei su anzi già stasera sei su grande web. Daniela non è su grande web, Daniela è qua. Lavorare su il 27 parleremo del nuovo Parlamento alla Riviera dei Piani. Che non è da lui. Ciao Massimo, sentiamoci con Vincenzo. Luca, ma noi in movimento non siamo solo noi, noi siamo una briciola, ma il movimento è molto di più. Ciao Luigi, mi aspetto. Voglio dire i belli per bussare. Certo. Ciao, pace bene. Ciao Luigi. Ehi, capisco, però Luca, appena mi accatta maglietta tra i calzetti 8 a te, perché ti sembra pure a te. Devi andare verso viaggio a Turco. Io ho già fatto un convegno, come c'è? Io sono pubblico. Sta già qui, Luigi, siete d'accordo se lancio per settembre un meetup a tema? Certo, i primi di settembre. Va benissimo, i primi di settembre lascio un meetup a tema riprendendo il progetto Napoli dell'anno scorso. Quando si tratta di progetto sì. Facciamolo sempre qua in 200 direzioni. Sì, ma non essere limitato solo a lui. Ovviamente Vincenzo si deve essere. Perché tu stai facendo già 3 anni. Io raccolgo solo le criticità. Se sono limitati soltanto a lui che ha mandato vabbè, però il problema è che tu istituzionalmente lui si deve fare la uguale in camera carità. Battuta, benissimo, no, uguale. Vero o no? Mettici la parete. Ciao Armando. Ciao Vincenzo. Ci aggiorniamo. Ciao Vince, ma tu hai, io se siamo con la macchina che di mio fratello che
non sta in riparazione, venimo pure a pianura. Ciao, buonasera! Ciao Luigi! Sì. Buonasera a tutti! Ciao Danila, ciao Bella! Hai capito quella, Luigi, hai capito quella cosa che ti ho detto? Quindi, un bacio almeno. Quella stronzata che Alice. Sono la stronzata che Alice. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Ciao.